C'è un che di angosciante, un serpente carico di inquietudine che serpeggia tra le trame di questo dramma dalle smaccate tinte noir. Ambientato nella campagna fiamminga, Bullhead è la storia di Jackie, giovane allevatore di bestiame che fa parte di un mondo criminale nel campo degli ormoni della crescita. Per una coincidenza, Jackie si troverà invischiato nei complotti della malavita fiamminga e nel ritrovamento di un vecchio amico con cui custodisce un segreto doloroso. La partenza è lenta, ma il racconto sale di intensità. C'è un dolore costante, intrinseco, delineato dallo sguardo spento e obliquo di Schoenherz. Jackie è pura carne da macello, così come il suo bestiame, anche lui sopperisce ad una sua mancanza e si crea una finzione corporea che lo relega ancora ad un'adolescenza mai superata. Segreti, vecchi rancori e amori mai confessati fanno da padrone a questo film solido e ben diretto. Eric Love, 19. He's startup mom. I'm gonna tell you something, alright? Appena trasferito da un riformatorio, il 19enne Eric Love si trova a scontare la pena in un istituto di massima sicurezza. Irrequieto e violento, facilmente irritabile per un non nulla, Eric ritrova nel carcere anche suo padre Neville, rendendo la relazione ancora più complicata. I film ambientati nelle prigioni non si sprecano e negli anni a venire non sono mai mancate sortite in questa direzione. Ci prova David Mackenzie con questo prison movie che ripesca a piene mani negli stereotipi del genere: i conflitti tra i detenuti, il recupero, i tradimenti, la corruzione. Girato con uno stile veloce e secco, dotato di gran ritmo e con un cast in stato di grazia, su tutti Jack O'Connell svetta con una prova eccezionale. Startup è una riflessione sulla gestione della rabbia e della collera, è una storia di redenzione. Non solo nei confronti della società, ma anche riguardo le persone più care. Ma è soprattutto un affresco vivido, rozzo, sporco e claustrofobico delle carceri inglesi. Startup means you're a leader.